Eccoci qua, adesso invece in quest'altro tutorial vorrei invece dare un appendice, no? Qualcosa in più per quanto riguarda lo studio dei fill sulla batteria. Ovviamente tutto quello che noi facciamo sulla batteria è come quello che facciamo quando parliamo, no? Quello che ascoltiamo lo imitiamo e poi lo ridiciamo. Questa è la prassi per imparare a parlare. Per imparare a suonare, ovviamente dobbiamo ascoltare la musica. L'ascolto è fondamentale, altrimenti solamente lo studio non serve a niente. Questi libri che gli insegnanti, diciamo, propongono sono un supporto tecnico per poter studiare la meccanica dei movimenti sulla batteria, ma non è che poi, quando vai a suonare la musica, usi questi fill. E stai a posto, no. Questo è uno studio che serve a incrementare la nostra elasticità, diciamo, di movimento sul set e la nostra bravura, il nostro grado di lettura. Per cui questo libro qui di Dante Agostini, Preparazione per la lettura a prima vista, Preparazione alla lettura a prima vista, è, diciamo, un modo per fare ginnastica. Ok? Sui fill intesi come passaggi tra rullante, timpano e magari colpi di piatto, quelli vengono citati, ma magari alla fine di un fill possiamo anche metterci un colpo di piatto a piacere. Ok, io li faccio, vi suono gli esercizi, così poi avete voi l'esempio, poi una volta che avete il libro potete confrontare sul libro. L'esercizio che faccio io lo farò lentamente, poi voi magari ve lo studiate più veloce o magari mettete una base musicale, ci sono adesso. Ok, stiamo a pagina 2 e vado. Questi esercizi, il rullante su Dante Agostini viene scritto sulla nota di Si, chiave di violino. E la cassa viene scritta sul Re, è un po' diverso rispetto agli altri, agli altri libri. Le note a livello di cioè gli stigging, destra e sinistra, vengono scritti destra con un quadratino e sinistra con un puntino. Per cui, secondo me, è un linguaggio universale, non viene scritto RL, lui era francese, quindi magari deve scrivere in un altro modo. Non è scritto destra-sinistra, viene scritto proprio quadratino-puntino, quadratino, destra, puntino, sinistra, ok? E i primi esercizi si sviluppano sul rullante e gli altri poi cominciano a, e quindi utilizza sui fill, utilizza delle figurazioni solo sul rullante. Gli esercizi successivi, diciamo, incrementa l'utilizzo dei suoni di tom e di timpano. Vado. Numero 1. Non sono neanche contate in termini di giri di 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 9, 10, 11, 12, io farei 8 o 16. Comunque, è uno studio, ripeto, soltanto a livello di meccanica. Quindi, esercizio numero 2. Thank you.
manca qualcosa sul giro musicale. Allora, numero 3. Numero 3 da già, diciamo che per quelli che già conoscono la lettura delle note ottavo, dodicesimi, quindi gli esercizi di preparazione sono 3, 4. Questa è la figurazione che bisogna conoscere. Oppure quindi papara, papapapa, quartina, oppure l'ultimo colpo sbagliato. Esercizio numero 3. 1, 2, 3, 4. Numero 4. 1, 2, 3, 4. Bello sto suono, eh? Questo rullante accordato così è molto 70s. Allora, poi la lettura numero 5 invece contiene un altro tipo di figurazione, che sono i 2 sedicesimi più l'ottavo. È come se fossero 4 sedicesimi senza l'ultimo sedicesimo. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, e. Ok? Quindi fa. Aspetta il tempo. 1, 2. Oppure. Right? Sono descritti nella pagina. Quindi. Numero 5. 1, 2, 3, 4. Numero 6. 1, 2, 3, 4.
Questo altro esercizio invece c'è una preparazione su questo esercizio alla sincope, quindi sul tempo, lui ti fa studiare questo come esercizio di preparazione, ti fa studiare. Poi il secondo è, questa, il tempo lo fa portare con la cassa, quindi fa suonare come esercizio di preparazione. E invece come esercizio di preparazione fa suonare 1, 2, 3, 4, note più lunghe da due quarti, le note che si chiamano minima, la minima che dura e la figurazione è la stessa di prima, ma quarto, mezzo, quindi semiminima, minima, semiminima. Secondo me è difficile, è più difficile questo che gli altri, perché è molto lento, ci si trova spaesati. Comunque, è una nota lunga dentro due note insieme, all'interno di due note corte, la sincope. Dopodiché ti fa fare la semibreve e ti fa suonare la sincope lentamente, quindi. Se la senti velocemente la sincope fa ta-da-ta. È usata nei contesti molto usata, nei contesti jazzistici, infatti si dice ritmi sincopati. Anche molto di più in questi contesti. Andiamo avanti e vediamoci gli esercizi che ci fa fare dopo. Sono, diciamo, dei 7 e 7 e 8 sono ricapitolazioni. Qua al numero 8 comincia a introdurre il suono dei tom e il suono dei timpani. Del timpano. Lo schema è rullante, tom, rullante, timpano. Quindi la figurazione che si alterna sarà fatta sempre in questa maniera qui. 1, 2, 3, 4. Scritto.
realtà è scritto con un come un Charleston aperto, però sembrava meglio che fosse un piatto, vabbè. Quindi la sincope suonata così come deve essere qua. Tac, 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 ok? Quindi è tac, tac, tac. One, two. Oppure esercizi, ricordatevi, non stiamo facendo, stiamo suonando il brano più bello del mondo, stiamo facendo gli esercizi, dobbiamo puntare ad avere un suono costante, cercare di suonare al centro dei tamburi. Numero 10. Oh, stessa cosa però spostandoci sui tamburi. Numero 11 c'è l'esercizio di preparazione che è ottavo, due sedicesimi ottavo, quindi cioè, si crea una quartina a cavallo dei due movimenti. One, two, diventa pa, quindi si può confondere un po' il suono che continua, ma è ta 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 ta. L'esercizio dopo fa. Sta a cavallo, no? Quindi vediamo l'esercizio, la lettura. One, two, three, four. Ok, ultima,
La facciamo il numero 12, la facciamo con sempre lo stesso grado di difficoltà, ma con il tom e il timpano. 1, 2, 3, 4. Forse ho saltato un rigo? Spero di no. Con questo è tutto. Spero che anche questa lezione sia di aiuto per comprendere un po' lo sviluppo dello studio di quello che si fa sulla batteria. Ci vediamo alla prossima. Ciao!